Vogliamo ricordare questo momento davvero tragico. Sono passati 81 anni e per noi non è cambiato niente, perché sono vivi nei nostri cuori. Questo è il terzo che noi facciamo a Ribera. Ci sono stati 3 eventi luttuosi di questo tipo e con Padre Noara stiamo cercando di ricordare queste vittime innocenti, per dire che la guerra fa male, la guerra è brutta in tutte le situazioni, terribili, però purtroppo in questi anni tutti vogliono fare la guerra. Speriamo che il Signore ci possa illuminare e nel ricordo, con questi brevi ricordi che facciamo ogni anno, il 15 settembre a Sant'Antonino, il 7 novembre in Via Isonzo e il 12 luglio qui, noi possiamo contribuire a rendere il mondo leggermente migliore. Noi ci abbiamo tentato e ci tenteremo e saremo qui ogni anno il 12 luglio senza bisogno di inviti. Ringraziamo il comandante per questa sua partecipazione e tutti quelli che siete qui. Noi ogni anno con Padre Noara, fino a quando saremo vivi, fino a quando non saremo in guerra, saremo qui per ricordare questi nostri parenti che sono nei nostri cuori tutti. Vi ringrazio per essere stati presenti, va bene. Grazie. Okay. Migliore di noi, ma la parte peggiore, e la parte peggiore è l'odio, la vendetta, il rancore. Invece Dio si presenta come Padre che ama, che ha misericordia, che perdona, che ci è vicino. Ed è questo il nostro stile di cristiani che tutti dobbiamo avere. Del Figlio Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Tu che hai detto: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. Fa che questi nostri fratelli, così barbaramente uccisi, abbiano la gloria della resurrezione. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.